Bellazzi Canavacciuolo ha un locale a Torino, il suo quarto locale, non a Torino in generale, dopo il primo, il famigerato, il famoso Villa Crespi. Dopo tutte queste esperienze, Canavacciuolo, che è piemontese d'adozione, ha voluto dedicare un suo ristorante proprio a Torino, anche perché in questa regione lui ha conosciuto la moglie, quindi credo proprio che per lui sia una regione abbastanza importante. Il bistrò di Canavacciuolo a Torino apre nel 2017, prende la prima stella nel 2021 e la storia di chi la gestisce è una bella storia. C'è un ragazzo infatti che lavorava con Canavacciuolo proprio a Villa Crespi, Emina Ziri, che è triestino, e Canavacciuolo ci aveva visto giusto a affidare a lui la cucina, perché nel 2021 il ristorante prende una stella Michelin, nel 2022 la riconferma. Con la filosofia di unire ingredienti del nord e del sud, ci hanno detto tutti che ci troveremo bene, anche se l'hanno messo a rapporto con altri ristoranti, bei ristoranti di Torino come Il Cambio, anche lui stellato, o Leve, dicendoci che sarà un bello scontro. Leve l'abbiamo provato, Il Cambio no. Vediamo com'è il rapporto tra i ristoranti e scopriamo una bella realtà, almeno in base a quello su cui ci siamo informati. Quindi grazie del like, grazie del commento, grazie del follow, grazie di essere te. Andiamo da Canavacciuolo. Eccoci qua. Oh, eccoci qua, già cose belle. C'è un piatto di cui io sono visivamente innamorato, storicamente innamorato, proprio per la metodologia di Canavacciuolo, che però non ho mai provato, il suo ragù alla napoletana. Oggi forse è il giorno buono, perché sembra che dopo il cuoco ce lo possa pure raccontare. Quindi già lo chef Aziri sembra un amichetto, una persona bella. Vediamo, ci hanno portato due calici di rosato, cominciamo a avere le dita incrociate per ragù alla napoletana, poi ti racconto la storia perché è molto particolare. Namo. Cominciamo con la friggerie, ci hanno raccontato che c'erano anche i cannoli, i mini cannoli. Ci sono i mini cannoli. E sono loro. Ora te li facciamo vedere. Purtroppo non potete farli assaggiare. Stefano è il caposala e ne sa. Iniziamo con la nostra tartelletta, di sopra di essa battuta di fassona e questa chips alla cipolla. Il cannolo all'interno troverete ragù napoletano fatto però con le costine del maiale, una piccola focaccia con prosciutto di Parma e terminiamo con pan brioche croccante al di sopra alice marinata. Cominciamo con la tartelletta con tartare di fassona e procediamo secondo l'ordine che ci ha elencato Stefano. Esteticamente è perfetta. È una cosa che avevo letto sul locale, che c'è un'attenzione, una ricerca altissima anche su impiattamento, tagli. Il croccante, quello della tartelletta e quello della chips, che avvolgono la battuta, riescono a abbracciare la fassona come fosse uno scrigno o una madre che tiene un bambino. Veramente delicato. Andiamo avanti. La focaccetta col San Daniele. Io sto a guardare i cannoli perché c'è sta il ragù, dopo te lo racconto, mi sto a trattenere. Ma la focaccetta col San Daniele è un classico intramontabile, senti il sapore che ti pervade. Guardiamo anche l'impasto. Morbido, nuvoloso, e non nuvoloso nel senso che è grigio, nuvoloso che ha la composizione dei letti degli angeli. Semplice, dritto al punto, non gli puoi chiedere più. Avere un panino così tutti i giorni col prosciutto dopo calcetto comunque sarebbe una bella cosa. Oh, e qui c'è il cannolo. Luca sorride, sorrido pure io. Il ragù alla napoletana di Canavacciuolo. Ne sono innamorato senza averlo mai assaggiato, quindi adesso voglio vedere se le mie aspettative saranno soddisfatte. Ma è un ragù che si prepara mettendo in preparazione solo costine di maiale. E poi con una cottura lenta, lunga, devono sobbollire per 6 ore. Senti il piacere sciogliersi sulla tua lingua. Ti lascia una sensazione di grasso avvolgente, caldo, ma non che ti unge. È come se ti accompagnasse la masticata. Canavacciuolo andrebbe abbracciato per questo. E quindi pure Azir. Andiamo con l'ultimo. Loro. È stranissimo sentire sia le note floreali che quello invece l'alice. Anche qui si va a toccare la tradizione piemontese delle alici e delle acciughe, che ci sarebbe da raccontarlo, è una storia a parte, molto interessante. Però andiamo. C'ha i contrasti anche dolci, ma la cosa che conquista è proprio la consistenza dell'alice. Un viscido elegante. Il dolce del pan brioche si sposa alla perfezione con l'alice marinata e poi i fiori eduli danno quella nota in più
Un saluto pure alla crema di limone salata, perché cominciamo a mangiare adesso. Un antipasto. Namo. E abbiamo fatto l'ordine, non ti dico cosa, così c'è le sorprese. E intanto sono arrivati i grissini, il pane e l'olio per il pane. La nostra selezione di pane, un pane fatto in casa, lievito madre, dei grissini all'olio e delle schiacciatine di mais con sale Maldon e nero di seppia. Un olio extravergine d'oliva 100% coratina. Grazie mille. Il pane è caldo. E per me questa è una cosa importantissima. La mia famiglia aveva il mulino, no? Il mulino dove abbiamo l'ufficio adesso. E l'arte bianca è una delle cose che più amo nel mondo. Andrebbe salvata. Metti che c'è una bomba atomica, salviamo l'arte bianca. Guarda la mollica, morbida, riesci a vedere l'amore che hanno ogni giorno per il lievito, per riuscire a farlo continuare a sviluppare. Tipo un cucciolo a cui devi stare attento, no? Perché il lievito madre devi avere il tuo lievito da non far andare in acido, perché altrimenti. Prendiamo la mollica, un po' di crosta, olio. Pane e olio, magari con un po' di sale, è il cibo perfetto. Ed era la merenda che faceva sempre, che ci faceva sempre mio zio in Umbria, che c'ha i campi e quindi fa l'olio lui. Un saluto a Mauro, detto il lupo. La schiacciatina di mais, sale di Maldon, nero di seppia. No, l'ho rotta. C'ha un profumo che... croccante. La definizione proprio di croccante. Per niente unta, questa sarebbe quella perfetta da avere sul divano mentre si guarda una serie TV. Dimoglielo a Cannavacciuolo, vanno fatte delle bustine e date a chi ancora si deve finire il Mr. Robot dopo 24 anni. Mo' però abbiamo aperto lo stomaco, andiamo sull'antipasto. Altrimenti qua cosa ci siamo venuti a fare? Se mi avvicino un altro po', comincio a fare il cosplay di Capitano Uncino, perché mi entra un grissino nell'occhio. A tra poco. Come al solito dico menzogne, perché non abbiamo l'antipasto, abbiamo delle amuse-bouche. Qui abbiamo il nostro antipasto, gambero marinato al limone salato di Mazzara del Vallo con una copertura di gel di barbabietola. La gelatina è perfetta. E riesci a sollevare così, guarda. È veramente un lenzuolo e il boccone si presenta così. Mo' però sposto i grissini perché davvero sto a perdere l'occhio, aspetta. Luca, ma stai sentendo il profumo? Luca, stai sentendo il profumo? Mi dispiace, guardalo. Sapore e profumo dovresti poterli provare pure tu dalla telecamera, sarebbe un mondo più giusto. Gambero eccezionale, bello fresco. La gelatina me l'aspettavo più saporita, più corposa. Invece lascia qualche retrogusto lieve, veramente accennato, non... Come esperienza però, bella anche questa. Io potrei campacci la mousse bouche. Me ne dovresti portare tante perché altrimenti muoio di fame. Però ogni sapore un piccolo viaggio. Ora davvero gli antipasti. Ti giuro, questa non è una calla. Se abbiamo questa tartare di tonno rosso, provenienza mediterraneo, all'interno una riduzione di fondo di vitello. Utilizziamo ovviamente fassona piemontese, la maionese al di sopra fatta con targa di mugine, lattuga di mare, polvere di cappero sul fondo del piatto. Grazie. Ti posso dire che lo staff ti fa stare bene, ti fa sentire una persona a posto. Ed è strano, guardando le nostre facce io avrei paura a farmi entrare nel mio ristorante. Il profumo è una carezza, delicato, tranquillo, ci stanno i cani belli pure qua. Questi giorni stiamo vedendo solo cani belli. Belli davvero. E dovremmo assaggiare, sì. Assaggiamola. Ma perché assaggio sempre io? Non dovremmo fare ogni tanto le sposto la telecamera e assaggi te. Sei sicuro? Sì, per una volta. Non spesso, perché dare le cose in mano a Luca è pericoloso, ti organizza una serata, ti svegli nudo in Iraq la mattina dopo, però è emozionato. Sta bene? Sta bene. Che non so neanche dove partire, che faccio? Un bel boccone. Non t'hai emozionato? Io faccio schifo come videomaker. Delicatissimo, come una carezza. Ma veramente, proprio questa salsetta che... Prendiamo la tartare e la salsa. Qui la salsa è molto più protagonista rispetto a prima, è molto più sia a livello di corposità sia a livello proprio di gusto. Non ti ho detto il prezzo, il tonno vitellato con maionese di bottarga viene 40 euro. Assaggiamo anche la maionese. La maionese non l'avevo assaggiata, la maionese di bottarga è stupenda. Buono, forse proprio non da innamorarsi. Un buon piatto non da innamorarsi. Da diventarci amico, da uscirci una volta al cinema. Un'esperienza la fa. Sicuramente qua quello che ti va a conquistare è il fattore della ricerca e dello studio. Una maionese alla bottarga, quando me l'hai assaggiata? Certo, troppo noto.
finiamola e andiamo sui primi. Allora, eccoci qua. Il nostro raviolo ripieno di anatra, un sughetto sempre all'anatra, crema di bufala, polvere di lampone e sedano rapa. Il profumo. Buono, eh? Grazie. Prego. Visto così sembra un kangaroo. Proprio da rapper anni 90. Riesci a sentire tutte le tonalità descritte. Anche questo profumo di boscaglia, no? Il lampone. Ad avvolgere tutto il latte di bufala riesce completamente a farti scivolare in bocca il raviolo. Stranissimo perché a parte, guarda, la gelatina di prima sul gambero è stata l'unica cosa troppo leggera, perché il resto del menù è tutto basato, almeno quello che abbiamo provato noi, su sapori forti, su bei contrasti. Io queste cose le amo. Immaginati se prendere una porta in faccia fosse una sensazione piacevole. Ecco che sei un grande fan di The Rock e The Rock ti tira un pugno. In prognosi riservata, però contento. Questo ripiatto mi raccomando solo se ti piacciono i sapori forti, che è molto sapido, punta tanto sul sapido. Però c'è pure questa cosa, il sedano rapa nel Medioevo veniva usato per curare la malinconia. Non credo abbia basi scientifiche sta cosa, ma con me funziona. Finiamo e andiamo a provare il primo. E perché mentre faccio la scarpetta ho detto il primo? Perché facendo gli occhioni dolci al gatto di Shrek abbiamo convinto Azir a prepararci i paccheri con ragù. Che è un fuori menù, quindi gustiamocelo insieme. A fare la scarpetta stiamo gustando ancora il pane e mi è venuta voglia di andare la maglia Costantini, che lei le vedo madre con quella alveolatura che gli riesce a dare. Comunque, stanno arrivando i paccheri, a tra poco, e eccoli qua. Lo chef consiglia di allacciarsi a cintura di sicurezza, perché questi... Ci ha guardato proprio, ci sta prendendo lo sguardo in diretta. Minaccioso proprio come il maestro, eh. Guarda che roba. Il ragù è proprio corposo, ricco. Il pacchero grande, ignorante, è come uno schiaffo dato da Canacciuolo. E Mina Zira, in questo periodo mi sono innamorato di tutti i giovani chef. Dopo Braschi e Zirmo. Guarda da vicino il ragù. Il processo di preparazione, per come ho letto in giro, è lunghissimo, ha più procedure. Dopo, se riusciamo, ce lo facciamo raccontare. Altrimenti all'uscita te lo racconto io. Ma è... Ne prendiamo un altro, che l'assaggia pure Luca. Ah no, non gli possiamo chiedere un altro, che quello è fuori menù. E allora Luca deve mangiare questo. Scusa, è giusto che anche Luca assaggi. È proprio un'opera d'arte. Questo andrebbe esposto. No, ma poi che è esposto? Questo te lo mangi. Ah, poi con questo piatto opaco, che sembra quasi gesso, che fa risaltare ancora di più il rosso del sugo, la sua corposità. Eccezionale. Mo andiamo sui secondi. Potrei rimanere in realtà su questo, prenderne altri 4, ma ok, andiamo sui secondi. C'era questo mio prozio, famoso in famiglia, si chiamava Amerigo, perché faceva la scarpetta nei piatti. Poi li leccava e poi diceva alla moglie, tiè, metti asciuga. Qua, sto prozio Amerigo sarebbe stato benissimo. Terminiamo la parte salata con la nostra guancia. Sotto abbiamo una crema di sedano e prezzemolo, una crema alla curcuma, salsa alla curcuma, maionese alle nocciole e crema di funghi porcini. La guancia di Michele. Diego, grazie. Come negli altri piatti, anche qui troviamo i riferimenti alla cucina regionale, in questo caso le nocciole, perché che buone le nocciole rotonde delle Langhe. Questi giorni a Torino l'abbiamo assaggiata più volte, la nocciola tonda delle Langhe, che è una nocciola che ti fa impazzire, questa è la didascalia corretta. Quindi mo andiamo al taglio. È tenero, ma è tenero tenero nel senso tenero. Tenero il cuore di un poeta. Meraviglioso. Luca, non mi dire niente, non ti sto guardando, non voglio spoiler, ma il profumo era qualcosa... sto vedendo la mano che fa così però, Luca. Vediamo. Dico solo, non ti aspetti quella consistenza. Okay.
La morbidezza è incredibile, quindi abbiamo chiesto a Stefano se può un attimo raccontarci il metodo di cottura. Questa guancia viene, ovviamente utilizziamo vitello, fassona piemontese, vitella, fassona piemontese, brasata per 8 ore. La cuociamo, la serviamo poi con il suo succo di cottura. Al di sotto abbiamo queste salse costituite da vegetali di stagione. In particolare andiamo a citare la purea di porcini, quella di colore marrone, e la maionese alla nocciola, quella di colore bianco. L'ho mangiata io. Grazie, la cottura a bassa temperatura è una metodologia di cui dovresti innamorarti. Poi non so quella specifica utilizzata qui, ma di base abbiamo una temperatura di cottura tra i 50 e i 65 gradi dovrebbe essere. Ah, devo ripassare roba. Comunque tra i 50 e i 65 gradi mi sembra, che consente la cottura della carne attraverso il ricircolo del calore. Meno del tartufo, ma cara. Si sente così tanto il fungo. La nocciola invece è più delicata, che riesce a accompagnare, che si insinua. Ah, sembra di entrare in un museo, perché in bocca hai queste pennellate di colore e nel piatto ti rimane questo quadro astratto. Questo è un labrador in gabbia senza padrone. Un labrador poveretto, è un cazzo, ma il cane più dolce del mondo. Sì. Non abbiamo proprio il cambio, ma chi ci ha detto che leve è meglio di questo? Leve è buono, ma meglio di questo no. Ci andremo però al cambio. Andiamo sui dolci, andiamo felici sui dolci. Ecco, il primo dei due dolci. Sì, questo qua è un piccolo pre-dessert. Abbiamo yogurt, lamponi e cioccolato bianco. Questo per riportare il palato alla giusta bombatura. Riequilibriamo un po', ma è incredibile. Incredibile la proposta visiva proprio, il tieni che è appagante. Diciamo le stesse cose, lo sai che ci hanno detto che questo è il tavolo di Quadrato. Luca non lo sta più dicendo, ma appena ce l'hanno detto, lui ha detto infatti è Quadrato. E hanno riso i camerieri, quindi pensa quanto sono gentili. Ho riso pure io, ma perché lo conosco, cioè se non lo conoscessi direi... Forse se non lo conoscessi direi lo stesso, perché è guascone con sta faccia sorridente. A te. Qui abbiamo uno stampo di lampone coppato col cioccolato e a quel punto riavvolto. Marcia in più. Coscienza a posto. Sentirmi bene. Eccolo qui. Mi sento un omicida a fare questa cosa. Siamo appena diventati il secondo canale di Lisa True Crime, ma nel senso è una gemma che adesso assaggiamo. Eh no, certo, lui è in un bilocale d'affitto. Il lampone è davvero lampone. È proprio lampone. A livello di consistenza dentro forse è un attimo troppo liquido per riuscire veramente a... La masticata qua ti avrebbe dato forse ancora più sapore. E invece si liquefà nella bocca. Quindi più che mangiare stai sentendo una sensazione immediata e fuggevole. Come la felicità leopardiana. È pure sabato. Buono. È la verità. Andiamo avanti. Proseguiamo con un cremoso alla nocciola, un brownie sempre alla nocciola, una crema calda al cioccolato e spugna di nocciola, accompagnato tutto da un gelato alla nocciola. Qui invece abbiamo un cremoso alla barbabietola, sopra abbiamo un gelato alla mandorla, sfera al mandarino, gel di barbabietola e mandarino e il malto al cioccolato bianco. Prego ragazzi. Nocciola, cioccolato fondente e brownie. Lo stesso grammo. Cosa devi sbagliare? Non puoi, però lo puoi rendere ancora più buono. Il profumo è quello della stanza da letto di Willy Wonka. Ma il cioccolato fondente è oltre la crema, non è una crema. È come il cioccolato fondente è nell'iperuranio. Guarda, se io lo prendo e lo metto qui, forse riesco a farti vedere come riesce a avvolgere tutto quello che incontra, senza però squagliarlo, inondarlo, mantenendo comunque la propria corposità. E andiamo a provare anche un boccone col brownie. L'ho detto anch'io, glielo ho detto. Dai, poi sembrano molti di più questo problema. Quello se non si mette la cosa, sta benissimo. Questa è una delle 7 sfere del drago. Mo so 8. È troppo buona e riesce da sola ad evocare Shenron. Ma si vede la bellezza? Perché mo è scesa un po' la luce, non so se riesce a apprezzare. Favolosa. Andiamo a casa adesso del mandarino, della mandorla e della barbabietola. Qui il profumo è quasi impercettibile, quindi scopriamo il sapore. Abbiamo sul boccone tutta questa polvere al cioccolato bianco. Il profumo forse ora si sente un po', ora che abbiamo tagliato anche la parte con barbabietola. Vediamo. Quando strizzi con i denti uno spicchio di mandarino e hai quell'esplosione di succo, ti faccio vedere. Sto per rovinare un'opera d'arte, è come lanciare un barile di vernice su un dipinto, ma se io adesso questa sfera la rompo, guarda il succo. È solo succo dentro, è il corrispettivo dolce di quando mordi
un Oxiao Long Bao, che è l'esplosione di brodo. Qui però è esperienza pura, perché non è quel piacere del mangiare come il dolce di prima. È più un grosso assaggio, un piccolo viaggio, piacevole però. È in grado di darti anche delle belle... di farti sentire partecipe all'innovazione. Finiamo e andiamo fuori a fare le nostre conclusioni. Cerchiamo di vedere se possiamo chiedere un piccolo favore, un piccolo racconto allo chef Azir. E poi usciamo. E ecco qui abbiamo lo chef, che quindi ora non gli rubiamo troppo tempo, ma ci può raccontare la storia del ragù. Eccoci, allora il ragù viene fatto solo, il nostro ragù viene fatto con le costine di maiale, quindi partiamo con una base di sedano, carota e cipolla, che viene messo con un filo d'olio e viene fatto andare. Una volta che viene fatto andare, a parte mandiamo le costine, che le costine le arrosoliamo per bene, e poi andiamo a unire, quindi con il sedano, carota e cipolla. Nel frattempo ci prepariamo una salsa di pomodoro, quindi i pelati, li andiamo a frullare, setacciare, quindi ti esce solo la polpa del pomodoro. Viene messo tutto insieme e viene fatto cucinare con un mazzo aromatico di timo, aglio, rosmarino, bello intenso, e andiamo a cucinare 6 ore, barra 7, finché la costina del maiale viene proprio, si stacca dall'osso, quindi la carne si stacca dall'osso. Una volta fatto questo, tiriamo su tutta la carne e lasciamo il sugo. Il sugo viene fatto ridurre piano piano, finché ti esce proprio una crema di sugo, quindi proprio tutto l'intenso, quindi proprio tutto il sugo importante. E poi dall'altra parte ci organizziamo, togliamo via le ossicine e tutto, teniamo solo la polpa e andiamo a passare tutto nel tritacarne. Tritacarne viene passato tutto. Una volta fatto tutto questo procedimento, andiamo a montarlo un po' in planetaria con altri aromi, con il suo fondo che abbiamo fatto ridurre tutto, e poi andiamo a finirlo in padella, che è un altro discorso, che è un po' la nostra chicca. Hai visto gli occhi emozionati mentre lo raccontava? Anche la gestualità, era innamorato della preparazione. Grazie davvero per grazie tutto quanto, buona giornata. E siamo fuori. Che esperienza bella, a livello anche emotivo, oltre che gastronomico, ma forse sono anche la stessa cosa. Spero che in qualche modo questa emozione sia passata anche a te e che ti sia gustata, gustato questo video. C'è una persona che si sposa, che non riprendiamo per privacy, ma... ah, è rosso lui. E adesso quindi ci tocca fare le nostre 3Q. Qualità, quantità, quanto costa. Posso proporre una cosa nuova? Basta questa cosa dei numeri che ti stringolano, ti stritolano, ti impediscono di spiccare il voto, stanno là schematici. Scrivimi qua sotto se vuoi le cifre, però facciamo qualità, quantità, quanto costa con le parole. Quindi qualità nettamente migliore, con tutto l'affetto che possiamo volere a Leve, e dobbiamo ancora provare il cambio, ma nettamente migliore a Leve. Veramente qui è proprio esperienziale. Entri e... provi. No, non solo esperienziale. Dimmi. C'è un sacco di gente lì conosce il camere. Era a suo agio, stava tranquillo. Perché era esperienziale, ma dava anche la possibilità di diventare un abituale. La gente veniva apposta per mangiare. Certo che però devi avere i soldi per farlo. Quindi andiamo a definire il bistrò di Torino di Canavacciuolo con la parola piacevole. La cosa dei voti dati a numero, a parte che non sono nessuno per dare i numeri. Sul classare. Sì, fa un sacco 1990, basta. Grazie Luca, grazie. Quantità, ma lo sai che si mangia? Oh, si mangia, non si mangia quanto si mangia da Mollica, dove siamo stati l'altro giorno, la panineria, ma è un altro concetto, è esperienziale, bella per te. Quindi considerando anche che questa, quella, è la parte di Torino con le case dei calciatori, la casa di Lidizietto, i VIP, la parte bella, la gran madre, e che il concept del ristorante è questo, definiamo le quantità di Canavacciuolo al bistrò Torino, io e Luca, come degne. E per finire, quanto costa? Si esce da Canavacciuolo con una spesa media di 120 euro più o meno a persona, antipasto, primo, secondo dolce, acqua, che in realtà è in linea con i ristoranti di questo tipo, forse leggermente sopra, vai a pagare il fatto del nome, la stella e tutto, però di pochissimo. Che altri ristoranti di questo genere abbiamo provato, questo tipo, con magari di un VIP Alessandro Borghese, più o meno siamo su quel contesto, anche sul posizionamento, città di costo, e da Borghese spendi leggermente di meno, o sbaglio? Però di meno. Da Borghese c'era il casinò. Però da Borghese c'era il casinò. Siamo a tanto così da diventare quel tipo di streamer su Twitch, attenzione. Quindi il costo da Canavacciuolo direi che come parola è in linea meno. Io ti devo ringraziare. Grazie del like, grazie del commento, grazie del follow, grazie di essere una bella persona. Noi come al solito ci vediamo al prossimo video. E qua sotto scrivi suggerimenti tua. Prat ti sfido a. Prat ti sfido ad andare a provare tutti i McDonald's di Dubai. Prat ti sfido ad andare a cucinare con Valerio Braschi. Oggi mi è tornato in mente l'agnello suo. Oh, stamme bene, un abbraccio forte. Fallo forte, fallo sempre. Da Torino, bella zia.